La Cappellini vuole essere sicuramente da una parte il progetto di un'azienda che produce dei buoni mobili contemporanei, ma dall'altra parte vuole essere un progetto un po' più globale. Un progetto che cerca di raccogliere tendenze di carattere culturale, che cerca di sintetizzare il nuovo modo di vivere della gente, cercando di creare dei prodotti che rispettino quelle che sono le reali necessità del pubblico, cercando di lavorare sempre sull'innovazione. Direi che 25-30 anni di storia di Cappellini è una storia di incontri con designer che provengono da diversi luoghi del mondo, che hanno diverse età, designer che hanno storie, culture e tradizioni differenti. Existing structure, but make bigger the. You add 1 centimeter here and 1 centimeter here, the distance to be a bit more. I think we can afford more square, più quadrato. L'idea di Cappellini è quella di lavorare su prodotti assolutamente differenti e di lavorare anche su materiali differenti. La sfida continua di Cappellini è quella di unire grande artigianalità da una parte con le tecnologie più sofisticate dall'altra parte, e penso che con questo connubio rappresenti oggi il progetto contemporaneo di un'azienda italiana. Ciò che distingue Cappellini è la capacità di studiare ogni prodotto su misura del cliente, quindi partendo da quella che è una progettazione che si ritaglia sulle esigenze dei nostri clienti finali, quasi in modo artigianale riusciamo a creare dei prodotti che vengono curati uno per uno dalla fase di progettazione fino alla fase dell'imballo e della spedizione. Io dico sempre che non abbiamo bisogno di clienti nel mondo, ma abbiamo bisogno di partner, di gente che riesca a capire il contenuto del catalogo, che sappia spiegare al proprio consumatore finale i veri valori dei prodotti Cappellini. L'ouverture de cette boutique à Paris est particulièrement importante parce que s'inscrit dans un projet de développement de la marque en France, et on a voulu partir par le quartier Saint-Germain, parce qu'aujourd'hui est le cœur du design en France. Et c'est pour nous le moyen de se rapprocher à une clientèle de plus en plus exigeante, mais très sensible à l'avant-gardisme de Cappellini, à sa capacité d'interpréter le temps et d'être moteur l'innovazione nelle forme e nelle colori. Io sono sempre stata innamorata del prodotto di Cappellini, e quindi è nato così. Cappellini è stato un'apertura nel mondo, è stato un design che si apriva a tutto il mondo, non soltanto all'Italia. È stato veramente un made in Italy, ma un made in Italy non legato al territorio, una visione italiana su quello che è il design mondiale.
e questo ha permesso a tutti i rivenditori che l'hanno trattato nel tempo di avere un occhio più allenato a riconoscere quello che è veramente il design da quello che invece è una mera copia o comunque un'idea che qualcun altro ha già avuto. Qual è il futuro di Cappellini? Continuare ad essere Cappellini, cercando sicuramente di ampliare sempre di più il nostro panorama distributivo, cercando di farci conoscere la gente, cercando di raggiungere più consumatori finali. Sono molto contento quando un prodotto di Cappellini entra nella collezione permanente di un museo d'arte contemporanea, sono ancora più contento quando lo vedo nella casa della gente. Ecco, io penso che questo sia veramente il nostro ruolo, cercare di essere più accessibili, cercare di portare veramente il design vicino al cuore della gente, cercando di far sorridere, di far sognare le persone.